Oggi, 17 settembre, è la giornata nazionale per la sicurezza delle cure della persona assistita, è il World Patient Safety Day. Il tema per il 2022 è la sicurezza del farmaco e anche quest'anno l'ASL Salerno aderisce alla giornata di sensibilizzazione indetta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, modificando però la consueta illuminazione di arancio di tutti i presidi ospedalieri, sensibile alle problematiche legate all'attuale crisi energetica. La direzione aziendale ha deciso di illuminare un solo presidio ospedaliero, che è quello di Nocera Inferiore, e per pochi minuti. Una iniziativa dunque in tono minore, ma che resta di grande significato per richiamare l'attenzione dei cittadini e dell'opinione pubblica sull'importanza della sicurezza delle cure e dei pazienti. Per l'occasione, l'unità organizzativa complessa Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico ha realizzato e pubblicato sul sito web aziendale una guida per l'uso sicuro dei farmaci, e facilmente consultabile e con molti consigli utili, ad esempio. Assumere i farmaci solo su indicazione del medico, rimanere informati sulla cura che si sta effettuando, informare il medico sulle allergie ai farmaci, riferire al medico i disturbi apparsi durante la cura, rispettare le indicazioni fornite dal medico, non sostituire i farmaci né modificare la cura prescritta, conservare i farmaci in modo sicuro e se si assiste qualcuno non esitare a chiedere aiuto. È stato anche organizzato un incontro con i direttori dei macrocentri, durante il quale è stata messa in risalto l'importanza dei momenti di transizione di cura, ad esempio il passaggio dal ricovero alla dimissione o dal ricovero ad altra struttura assistenziale e l'importanza dell'attenta valutazione della terapia farmacologica seguita dal paziente nei momenti di transizione di cura per evitare errori di terapia e prescrizioni inappropriate.